Coach Battocchio, siamo in finale, questa è la cosa che più conta. Analizzando la partita, un inizio non facile, siamo andati sotto 5-0, poi se non ricordo male o 7 o 8-1, poi piano piano però siete venuti fuori, avete ripreso la partita, avete sfiorato il recupero nel primo set e dal secondo in poi siete riusciti a fare quello che volevate. Ti correggo solo una cosa, la cosa che più conta è la gara di domani, non è esserci. Noi abbiamo ragionato così tutta l'estate e continuiamo a fare così. E sì, è stata una partenza un po' shock. Loro hanno spinto tanto, ci hanno aggredito, magari un po' di tensione, poi ci siamo sciolti e detto bene, per un soffio non recuperiamo anche il primo. Io sono molto orgoglioso della reazione che hanno avuto questi ragazzi. Dicevo prima che hanno qualcosa dentro di loro che urla per uscire, lo stanno tirando fuori. Sono molto orgoglioso di loro e sono molto orgoglioso dello staff. Hanno messo in piedi Bovo, hanno preparato la partita in delle maniere, facciamo le notti, ma veramente un lavoro incredibile. Quindi sono molto 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 contento e felice e ringrazio tutto il team. E dopodiché stanotte dobbiamo dormire, riposare, domani siamo 0-0. Abbiamo vinto una battaglia ma non abbiamo vinto la guerra. Quanto è stato importante recuperare questo Bovolenta? Importante per lui più che altro, perché sono esperienze di vita anche per il ragazzo che lo aiuteranno a crescere. Però penso che ieri abbiamo fatto vedere che può giocare chiunque, oggi di nuovo, perché Ale Fanizza ha fatto una partita straordinaria e quindi sì, è stato molto importante per lui, per la squadra. Dopodiché noi sappiamo che chiunque può in campo può fare la differenza, questa è la cosa più importante. Bologna o Belgio in finale, preferenza? È una finale, chiunque ci sia darà il massimo come daremo il massimo noi e sarà una gara in ogni caso molto 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 tosta e lunga. Bocca al lupo, complimenti. Grazie.